Premessa doverosissima! Oggi, mentre preparo, registro questo video, è il 10 di maggio, quindi non ho assolutamente nessuna certezza matematica dello scudetto della Juve. Questo video che state vedendo verrà invece caricato il 14 maggio, il giorno dopo la partita dell'Olimpico, poche ore dopo, appena conclusa la partita contro la Roma. E voi, in questo momento in cui state guardando questa cosa, sapete già benissimo se la Juve è campione d'Italia, se in realtà il Napoli può ancora sperare, ma io in questo momento non ne so niente. È la prima volta che faccio qualcosa di simile e, a dire la verità, sono anche abbastanza teso. Potrebbe succedere inimmaginabile, questo mi darebbe anche abbastanza fastidio, però onestamente è quasi fantacalcio. Insomma, parliamoci chiaro, basterebbe un punto alla Juventus tra Roma ed Hellas Verona, già retrocesso in casa all'ultima di campionato, oppure basterebbe una non vittoria del Napoli in tutte e due le partite, oppure il Napoli dovrebbe addirittura vincere tutte e due le partite, almeno con 8-0, la Juve dovrebbe perdere contro la Roma e contro il Verona. Le probabilità dicono ok, Juventus campione d'Italia, ma l'ufficialità non c'è ancora, attenzione, mai dire mai. Però questo video doveva uscire oggi che è una data storica, almeno per quanto mi riguarda, su YouTube. Oggi, esattamente oggi, sono 4 anni precisi che ho aperto questo canale. Mamma mia, se sto diventando vecchio, c'ho la pelle d'oca. Me lo sono preparato, attenzione, 1461 giorni, 132.008 iscritti e 19.346.867 visualizzazioni dopo, sono ancora qui a parlare di calcio e della Juventus, o almeno a provarci. Come facevo allora e come mi piacerebbe provare a ricominciare a fare adesso. Ed è per questo che da oggi, 4 maggio del 2018, quindi 4 anni dopo il 4 maggio del 2014, su Foolish, Luca Toselli, Luca, chiamatelo un po' come volete, parte un nuovo ciclo. Ma non voglio perdere altro tempo, quindi tanti auguri a me, tanti auguri a voi che mi seguite e a chi c'era anche 4 anni fa, tanti auguri alla Juventus, sperando che sia diventata campione d'Italia per la 7ª volta di fila, e fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video è fuori luogo, perché se la Juve dovesse perdere con la Roma e il Napoli dovesse vincere contro, non mi ricordo neanche più chi è, non me lo ricordo, che brutta figura. Beh, vorrebbe dire tirarsi un pochino la zappa sui piedi, non è vero? Siamo diventati campioni d'Italia ieri sera? Mi auguro di sì. Sampdoria-Napoli! Sampdoria-Napoli! Attenzione, in questo video voglio parlare di calcio e per come sono fatto io non accetto assolutamente offese o insulti. Chiunque pubblicherà un commento che riterrò fuori luogo verrà cancellato e bannato dal canale. Uomo avvisato, come direbbe Paolo Bitta. Comunque, entro sera sapremo ufficialmente chi è l'allenatore della Juve e chi la guiderà per il prossimo anno. Per ora io dico no Allegri e l'addio di Conte ha lasciato praticamente scioccati tutti. Sì, lo so, erano altri tempi. Antonio Conte si era appena dimesso, Allegri era da poco stato esonerato dal Milan ed io registravo nelle tenebre più totali. Era per l'appunto quasi 4 anni fa ed io, quell'estate, volevo parlare dell'Italia ai mondiali del 2014. Avete visto quante cose cambiano in un arco di tempo così ridotto? Conte è emozionato agli europei di Francia del 2016, e io c'ero, e poi ha vinto con il Chelsea. Allegri ha portato la Juve 2 volte in finale di Champions League ed io registro con più luce, a quanto pare. Eppure, il mio primo impatto con Allegri fu tutto tranne che bello. Non mi piaceva proprio, non riuscivo a vederlo sulla panchina della Juve. E poi ci stava salutando e abbandonando Antonio Conte, proprio lui che 3 anni prima mi fece vincere il mio primo scudetto da bianconero. Non potevo permettermi di tradire anche solo a livello mentale il mio condottiero, il mio mister, fino a quel momento, preferito. Ad oggi invece nel mio cuoricino c'è un posticino anche per Max. Dopo il 9 maggio, Allegri ha centrato un record importantissimo per quanto riguarda le vittorie juventine. 4ª Coppa Italia di fila per un totale di 13 in 4 anni di panchina. E fidatevi, che è tanta roba. Basti pensare che una squadra gloriosa e titolata come il Milan è ferma da ben 15 anni a quota 5. E la Juve, prima di Allegri, era bloccata a quota 9 dal lontano 94-95. Eppure i vincenti al comando non sono mancati, da Lippi ad Ancelotti e da Capello al già citato Conte. Eppure nulla, quella coppa la Juventus non la vinceva proprio. E mi ricorda qualcosa. Drake, think, deeply, yes, I sink. Un
po' come sta accadendo in Champions League da ormai 22 anni. L'ultimo successo risale al 1996, proprio con Lippi in panchina, che vinse rigore contro l'Ajax a Roma. La nota del fantastico gol di Penna Bianca Ravanelli, The Silver Fox. Negli anni però ci siamo andati vicino tante altre volte, come nel 97, nel 98, nel 2003, nel 2015 e nel 2017. Peccato che andarci vicino conti solo a bocce e qui stiamo parlando di calcio, o ripeto, ci stiamo provando. Ed è stato proprio Allegri a riportarci a sperare e a credere, prima o poi, di poter tornare ad alzare quella benedetta o maledetta coppa. Nel 2015 abbiamo perso contro un MSN di Messi, Suarez e Neymar veramente troppo forte. Ed io ero a Berlino a tifare prima e a piangere poi. Nel 2017 invece le nostre speranze si sono frantumate contro Ronaldo e Zidane, che ormai sembrano i padroni supremi di questa competizione. Se dovessero battere il Liverpool, quest'anno sarebbero 4 Champions in 5 anni. Roba pazzesca, quasi da PlayStation. Prima di Max invece ci si pensava, sì, ma si pensava di essere ancora troppo indietro. Conte lo amerò per sempre, ma in Europa non si è mai dimostrato veramente all'altezza guidando la Juve. Rimarrà celebre l'accettazione dei ristoranti da 100 euro con 10 euro in tasca, ma l'ultima formazione di Antonio e la prima di Max non erano poi così differenti. Gli innesti furono Morata, Evra e Pereira, con lo spagnolo vero e proprio trascinatore nella competizione, con tanto di gol in finale. Spezzo però una lancia in favore di Antonio, dicendo che le rose di Max sono state via via negli anni sempre di maggiore qualità fino ad arrivare a quella che abbiamo attualmente oggi. L'importante però è che ogni anno siamo lì e ci proviamo. Eh sì, perché in 4 stagioni siamo stati fermati 2 volte sul più bello e altre 2 volte in maniera rocambolesca nel finale, tra la mancata spazzata di Evra e l'insensibile rigore fischiato a Benatia. E detto sinceramente, non mi sarei mai aspettato risultati simili al momento dell'ingaggio di Max. Ma dopo le coppe lasciamole stare, passiamo a parlare di quello in cui la Juve è più brava di tutti in assoluto, e cioè il campionato italiano di Serie A. Allegri, già campione d'Italia con il Milan prima dell'egemonia bianconera, fu proprio il primo allenatore a perdere lo scudetto per colpa dei torinesi. A volte il calcio è assurdo e fa dei collegamenti comici ed illogici. Uno che perde un campionato con Ibrahimovic in rosa non si era in effetti mai visto. Eppure non è tutt'oro quel che luccica. E così Max si rimboccò le maniche e si mise subito al lavoro. Il primo anno non pretese nulla, si accontentò di lavorare con quello che già aveva in casa e con i 3 acquisti già completati sotto la gestione di Conte. Si limitò a ricominciare dalle solide basi già presenti e a mettere pian pianino qualcosa del suo. Ad un certo punto invece cambiò completamente, dal 3-5-2 passò al 4-3-1-2 e riuscì a far coesistere contemporaneamente Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal, Tevez e anche Morata. Il risultato? Il primo double bianconero e la già citata finale di Berlino, che ce l'ho ancora qua. Come esordio sulla panchina bianconera fu veramente tanta roba, anche perché si dimostrò abile a saper ruotare i vari schemi e moduli a seconda delle situazioni e degli avversari. Una caratteristica che comunque ritroveremo anche negli anni successivi, tuttora ad oggi. Al secondo anno invece ecco la prima rivoluzione allegriana. Fuori vari Pirlo, Tevez, Vidal e Llorente e dentro Dybala, Mandzukic, Khedira, Cuadrado ed Alexandro. Iniziamo a vedere volti noti anche nella Juventus del presente con veri e propri punti cardine della formazione attuale come Dybala o Khedira. Questa stagione però non inizia proprio benissimo, anzi. Alla 10ª giornata possiamo trovare la Juventus all'11º posto in classifica a meno 11 dalla prima posizione. Dopo un mercato simile si pensa che il ciclo sia finito a causa di giocatori decisivi non più presenti con i nuovi che non sono all'altezza dei vecchi. Tutti danno questa Juve per spacciato, io compreso. Non avevo ancora capito nulla di quello che stava diventando o che addirittura era già diventata questa squadra. Dal gol di Sansone con il Sassuolo inizia un'epica rimonta, grazie al ritorno al più solito 3-5-2, conclusasi con 24 vittorie su 25 incontri disputati. La più lunga striscia vincente bianconera che trova il sorpasso ai danni del Napoli grazie al gol di Zaza e che ufficializza lo scudetto dopo una nuova sconfitta dei napoletani contro la Roma. È l'anno d'oro della BBC e di Buffon, che riesce a stabilire un nuovo record di imbattibilità in Italia. 974 minuti di gioco consecutivi senza subire reti! E ovviamente per non farci mancare nulla anche quest'anno la Coppa Italia. Il terzo anno invece è ancora fresco nelle menti di tutti perché si decide finalmente di provare ad alzare definitivamente l'asticella. Arrivano i vari Benatia, Dani Alves, Pjanic, Piazza ed Higuain. Salutano però a malincuore Morata a causa della recompra blanca e Pogba, pagato a peso d'oro dal Manchester United. L'obiettivo è chiaro e dichiarato, la Champions League deve essere bianconera il prima possibile, il prima.
Ancora una volta si parte con il 3-5-2 fino ad arrivare al 22 gennaio, dove la Juve cambia definitivamente. Ecco il super offensivo 4-2-3-1. Dybala, Higuaín, Mandzukic, Cuadrado, Pjanic e Khedira. Tutti insieme, ale! Intuizione geniale che funziona alla grande e garantisce risultati nuovamente positivi. Scudetto, Coppa Italia e finale di Champions. Ovviamente finale, perché non esageriamo a vincere una Champions una mai. Con il saccheggio generale di campioni, però, la Serie A non appare mai troppo combattuta, nonostante la Roma riesca a chiudere con ben 87 punti la stagione. Ormai la Juve odierna sta prendendo forma. Esterni offensivi, una buona difesa e Dybala e Higuaín di punta. Quest'anno invece il campionato è stato un parto. Vi ricordo che mentre registro non ho ancora la certezza matematica e quindi faccio anche un attimino gli scongiuri, perdonatemi. La Champions poi non ne parliamo perché è una ferita ancora aperta che fa un male, mamma mia, il cuore. Quindi magari concentriamoci su quello che è il campionato di Serie A più bello che abbia mai visto dopo quello del 2011-2012, per favore. Qui voglio fare un'analisi più ampia perché ad oggi abbiamo la Juventus ferma a 91 punti ed il Napoli ad 85. La proiezione scudetto è quindi di 92 punti ed il Napoli potrebbe arrivare addirittura a 91, che è una cifra spaventosa. Vado a leggervi la classifica finale delle ultime stagioni a ritroso fino al 2010. 2016-2017, Juventus 91, Roma 87. 2015-2016, Juventus 91, Napoli 82. 2014-2015, Juventus 87, Roma 70. 2013-2014, Juventus 102, Roma 85. 2012-2013, Juventus 87, Napoli 78. 2011-2012, Juventus 84, Milan 80. 2010-2011, Milan 82, Inter 76. 2009-2010, Inter 82, Roma 80. Ipotizzando 6 punti nelle ultime due partite del Napoli, otteniamo che avrebbe vinto gli ultimi 5 campionati, arrivando a pari punti per ben due volte e perdendo solo l'anno dei 102 punti di Conte. Ipotizzando 3 punti, avremmo avuto 5 Napoli campioni d'Italia. Ipotizzandone solamente uno, il Napoli avrebbe vinto 3 scudetti, cosa che accadrebbe anche con 2 sconfitte nelle ultime due partite. Cosa significa questo? Come va letto questo dato? Osservando la quota salvezza e il distacco delle terze, probabilmente le squadre di Serie A si sono leggermente indebolite rispetto al passato. Eppure Juventus e Napoli viaggiano a ritmi insostenibili nel tempo. Se nel giro di 3-4 anni la quota scudetta si è alzata di ben 10 punti, mantenendo invariato il numero di partecipanti al campionato e di punti ottenuti per partita, significa che sarà sempre più complicato vincere il tricolore in Italia. Eppure stiamo parlando di calcio, il pallone è rotondo, errare è umano e se il Napoli ha sbagliato contro il Torino o contro la Fiorentina, come la Juventus ha sbagliato contro il Crotone o contro la Spal, lasciando indietro qualche punto, significa che comunque la quota scudetto, mantenendosi così elevata, sarà destinata ad aumentare o comunque gli errori saranno destinati a diminuire negli anni perché più sbaglierai in futuro e meno probabilità avrai di vincere lo scudetto. Nei prossimi anni quindi bisognerà limare ulteriormente anche questi dettagli se si vorrà continuare a festeggiare a maggio, ma nel frattempo non posso fare altro che fare complimenti al Napoli perché con una rosa numericamente inferiore e forse anche a livello di qualità rispetto a quella della Juventus è arrivato a giocarsi il campionato fino alla fine e ancora una volta scusatemi ma mi tocca e mi tocco. Ricapitolando, 4 stagioni alla Juventus per Allegri, conditerà 4 Coppa Italia, 3 scudetti e 3 quarti, una Supercoppa Italia, unico dato dolente, 2 finali di Champions League e 218 partite disputate. 155 vittorie e 71,10 di percentuale di successo. Numeri imbarazzanti che fanno trasparire la superiorità della Juventus e la capacità di dirigenza, allenatori e squadra. Eppure ad oggi c'è ancora qualcuno che rimane fossilizzato l'idea che avevo io di Allegri nel 2014 e tutto ciò è pazzesco, pazzesco. Certo, la Juve non esprimerà un gioco spumeggiante o irresistibile, ma vince. E vince facendo gol e prendendone pochi. E nel calcio, l'importante credo proprio che sia questo. Ho già affrontato questo discorso rispetto al Napoli che a larghi tratti in questa stagione ha giocato benissimo, noi siamo stati più efficaci piuttosto che belli. Eppure sono convinto che qualsiasi tifoso napoletano sia stato euforico nelle vittorie per 1-0 o in quella al 90esimo che ha vissuto in questa stagione. Punti in più in classifica che forse lo scorso anno sono stati persi perché i napoletani erano troppo innamorati del pallone o dello spettacolo. Quest'anno gli azzurri sono stati più cinici e la differenza si è vista sia a livello di classifica e l'emblema credo proprio che sia Koulibaly che al 90esimo ci fa gol in casa nostra, ci sconfigge dopo una partita non bellissima né da una parte né dall'altra, la Juve è proprio veramente uno schifo totale, ma
in cui si affrontavano le due migliori del campionato di Serie A. Cioè, avete capito? Quella era la partita più bella che potevamo offrire all'estero. E questo è sinonimo di maturità di squadra. E quindi bisogna solamente fare i complimenti agli azzurri per tutto quello che hanno fatto durante questa stagione. E probabilmente, arrivati a questo punto, non ne hanno più né mentalmente né fisicamente, ma anche la Juve è messa allo stesso modo. Disordinata e ancora più brutta del solito. Ma da capire. Anche perché questi calciatori vivono quasi 60 partite all'anno e sono veramente tante giocate a questi livelli. Io sono fiero ed orgoglioso di questi ragazzi, di Allegri, di Agnelli, di Marotta, di Nedved, di Paratic e di tutti gli altri tesserati. Sono innamorato della Juventus e del calcio. Sono depresso per il probabile addio di Buffon e perché per tutta estate non vedrò neanche una partita della mia squadra del cuore. Felice e sognatore per il mercato e per il futuro, ma anche preoccupato che non possa cadere un altro Bonucci bis. Teso perché, come ho già detto, il campionato diventa sempre più difficile perché ne sono consapevole che i cicli finiscono, ma speranzoso per la prossima Champions League. Insomma, sono un mix di emozioni frullate tra di loro insieme alla passione che provo per il pallone. E tutto ciò è bellissimo e bruttissimo allo stesso tempo. Forza Juve e forza Max. E speriamo di rivederci anche per la prossima stagione perché non lo so, ho questo dubbio qua. E ancora scusa per il 2014. Ti chiedo umilmente perdono. E per quanto riguarda voi, spero che un video del genere possa esservi piaciuto. E quindi vi chiedo un mi piace, un commento qui sotto e magari anche una condivisione su Facebook. Noi ci vediamo sui social network, dove sono sicuramente più attivo. Passate anche un po' qui sotto nell'info box e guardate un po' dappertutto. Per ora io dico no Allegri e l'addio di Conte ha lasciato praticamente scioccati tutti.